La Serie C adesso è solo da ufficializzare, questione di forma, non di sostanza per il Cerignola, che lo storico traguardo della promozione in Lega Pro lo taglia a braccia alzate per distacco rispetto alle dirette concorrenti. La vittoria contro il Francavilla nel turno prepasquale sancisce la fine dei giochi, anche se la festa vera e propria si svolgerà il 24 aprile al Monterisi contro il Bitonto. Questione di forma appunto per una squadra che colleziona la quinta vittoria di fila dopo la sosta e per la quarta volta in 5 gare non subisce gol. Vince di corto muso la formazione di Michele Pazienza con il sigillo di Botta al tramonto della prima frazione su assist di Giacomarro. Il Francavilla di Nicola Ragno gioca alla pari per tutto il primo tempo, anche se il colpo di testa di Ferrante è ordinaria amministrazione per Trezza ed è di fatto l'unica vera occasione creata nei 45 minuti. Lo cerca il pareggio la formazione di casa con un avvio di ripresa più convincente. Al quinto il colpo di testa di Cristallo si stampa sulla traversa e subito dopo il quarto d'ora con il tentativo di Ganci che finisce alto. Il Cerignola risponde con Tascone al minuto 21, Prisco è attento, dall'altra parte Vitiello a negare il gol del pareggio sulla conclusione al volo di Nolè e il capitano del Francavilla firma anche l'ultimo tentativo al 41esimo con la palla alta sulla traversa. La festa al triplice fischio è tutta del Cerignola, con la Serie C in tasca si prepara a celebrare anche in maniera formale la vittoria del campionato.